Michele Dorruti, Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini Dall'Onda, via Fonteiana. Questa sagoma, che ha l'aria di essere un investigatore di un film di Truffaut, è Dario Evola. Caro Dario, in questo caso ti presento come nuovo docente dell'Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini Dall'Onda. Un honoris causa. Sono lusingato. Grazie. Allora, qui devi sapere, dove adesso c'è Technic Sport, c'era un bar detto Del Negro, e credo fosse un epiteto, non... In questo bar un tempo il papà di Pasolini, il conte Carlo Alberto Pasolini Dall'Onda, generale, carriera di San Martino, era ufficiale, sì, ma va in pensione come maggiore, quindi ecco, poca maggiore, roba maggiore, sì, sì. E quindi poi, diciamo, in pensione diventa tenente colonnello. E qui c'era il bar dove il papà di Pasolini si alcolizzava. Questo me l'ho raccontato Gianna, la portinaia, perché nel 53 o 54 è ancora viva la portinaia? No, è morta purtroppo. Nel 53-54 i Pasolini si trasferiscono dove noi stiamo andando, qui in via Fonteiana. Ed è da qui che lui dice si vede la luce di Monteverde. Dice Quel verso bellissimo, verde che parla fino della al mare. Verde dice. Fino al mare, esatto. Procediamo. E parla della luce di Monteverde. Sì. Quando ancora Monteverde. Nelle ceneri di Gramsci. Esattamente. Sì. Bene. E quindi noi dobbiamo immaginare il colonnello Carlo Alberto Pasolini. Mesto esacerbato. È sconfitto dalla vita. Non amato. Detestato dal padre e dalla moglie, credo. Dalla pure. Moglie e dal figlio. Col lutto dell'altro figlio. E la situazione, insomma, spiacevolissima. Però molto affettuoso nei confronti del figlio, gli faceva da segretario, si racconta. Andava a prendere per lui i testi alla Biblioteca Nazionale per i lavori che Pasolini faceva sul canto popolare. Questo mostriamola via. Quindi bisogna immaginare... Quando Pasolini studia la lingua italiana, il dialetto, i Turkstarfjul, che parla quindi della lingua italiana. Purtroppo non c'è più modo di vedere il... l'orizzonte. Il quaderno con i nomi degli affittuari della casa, perché il papà di Pasolini giunge a Roma dal Friuli coi mobili, poveri mobili. Poveri mobili, sì. Per affittare la casa, essendo lui ufficiale di fanteria a riposo, ormai in congedo, per affittare, prendere in affitto l'appartamento. E il palazzo è esattamente questo, via Fonteiana. Adesso vedrai anche il cimitero. C'ha quel colore caratteristico dei palazzi di Roma, che sono o questo giallino smorto o in quel colore inconfondibile color mortadella. I palazzi di Roma color mortadella, una poesia struggente. Il colore dei palazzi di Roma, questo giallino o il color mortadella. Allora, mi piace che hai quest'aria da Maigret. Allora, 86 di via Fonteiana. Qua. Dentro hanno... Ma non c'è una lapide, non c'è nulla. All'interno. Che ma l'hanno messa all'interno? Il condominio ha voluto mettere una lapide. E questa è via Fonteiana. Adesso... Il portone è chiuso, il pomo è sempre lo stesso. Anche il legno credo che sia uguale. Il legno è quello. Il legno è assolutamente uguale. 86. Mostriamo. Noi come veri investigatori andiamo a cercare qualcosa che non si vede. Andiamo verso di là, che mostriamo anche dove era l'appartamento al quarto piano. Interno 26, non vorrei dire una sciocchezza. Da veri investigatori cerchiamo di indagare sull'invisibile. Questo è il lavoro che fa l'investigatore, no? Lavorare sull'invisibile. A partire dall'invisibile. Ecco, lassù. Lassù, a sinistra, c'era l'appartamentino.
minuscolo, io l'ho visitato, era piccolo, due stanze. Credo che il figlio dormisse sul letto a scomparsa. Quei tipici appartamenti piccolo borghesi, all'epoca questa era una zona piccolo borghese, quasi proletaria. Beh sì, più avanti... ceto impiegatizio romano. Si raggiungeva il regno di Donna Olimpia. Che era già popolare, quello era proprio... era borgata assolutamente. Donna Olimpia era il palazzone. Olimpia, i come... due palazzoni, il 30 e il 5. Assolutamente sì, quella grande edilizia popolare fascista, adesso dirai anche il fascismo ha fatto delle cose buone. Ecco, questo è l'insegna. Via Fonteiana. Allora, c'era questo slanco. Sì. Ma tutto questo penso sia assolutamente successivo, forse non quelle costruzioni. Allora, noi adesso ci riavviamo e questo è il nuovo docente. Vedi, laurea honoris causa, sono contento. Dell'Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini. Diciamo così, visiting professor. Giusto. Ma io adesso ti faccio un esempio. Noi abbiamo conosciuto dei ragazzi che nel 1970 erano dei fratelli, ci dicevano oggi pomeriggio c'è la manifestazione per il Vietnam. E noi dicevamo veniamo anche noi. E loro dice no, siamo andati alle prove della manifestazione. Era un modo solenne per pigliarci per il culo. E quest'altra persona, non ci credevamo, diceva in via Umbria, in via Marche, adesso non rammento, diceva c'ho in casa un guerrigliero che è stato nella Sierra con Fidel sull'escambrai con Che Guevara, e noi ci credevamo, faccelo vedere, no, è nascosto, no, sta dormendo, ci dicevano. Detto questo, che cosa abbiamo vissuto, come si può declinare letterariamente un'immagine così fantasmatica? Soltanto con la grande poesia struggente del sogno. Noi pensavamo a questo comunismo come un grande sogno, no? Era questo di qua, il grande, anche se era una grandissima presa per il culo. Sognando lui, il presunto guerrigliero. La cosa curiosa è che noi in quel momento ci identificavamo nel guerrigliero. Era questa la cosa veramente... Ma tu l'hai mai visto poi il guerrigliero? Mai. Ma... questa cosa che dici è il senso della letteratura, è il senso della poesia. Anche del vento, che forse sta entrando nel microfono. Del vento, ma siamo davanti ai cassonetti, non è piacevole. Il senso della letteratura, il senso della poesia è quello di farci vedere qualcosa che in quel momento non c'è, ma te lo fa vedere attraverso che cosa? Il lavoro sugli elementi della poesia e della letteratura. Qual è la parola, è la capacità e la possibilità di lavorare sulla parola. Possiamo iniziare una prima lezione con questa considerazione, che la letteratura è grande, la poesia è grande, quando lavora sugli strumenti. E quali sono gli strumenti della letteratura e della poesia? È la parola, è la capacità, la possibilità di indagare sulla parola, di costruire la parola. Pensa al lavoro che fanno solo in Italia Federico Tozzi, Pirandello, D'Annunzio. Leggete oggi Federico Tozzi. Chi è che oggi legge più Federico Tozzi e sa indagare sulle parole che usa Federico Tozzi quando dice invece di diventare, scrive doventare, no? Doventare, usa questa parola, doventare, un arcaismo trecentesco, ma lo usa. Pirandello, le parole che usa Pirandello per descrivere una giornata, un volto, una fisionomia. È questa capacità che ha l'arte, la letteratura, le arti visive, la poesia, di dire qualcosa che è autoreferenziale, e mentre dice qualcosa, mentre dice quella cosa che significa quello, ci rimanda a qualcos'altro, ci fa vedere qualcos'altro. E questa è la grandezza della letteratura. Se no sono slogan pubblicitari, e quello che il mio amico Gianni Celati definiva il traduttorese, dice oggi gli scrittori di oggi non sanno più scrivere, scrivono in traduttorese, no?
è vero, questa lingua anonima, questa lingua che è assolutamente priva di poesia, che non indaga sulla parola. Istituto Letterario Carlo Alberto Pasolini Dall'Onda, qui davanti alla casa che prese in affitto il padre di Pierpaolo, l'odiato padre di Pierpaolo Pasolini, Dario Evola, come hai detto, Prositor Vistor, Visiting Professor dell'istituto, che abbiamo già detto, Tele Durruti. Avviati come fossi tu il padre di Pasolini che va verso il Bar del Negro.